Bentrovati a tutti, oggi è mercoledì della quarta settimana di Pasqua. Il Vangelo odierno si sofferma sulla necessità di ascoltare e rispettare la parola di vita che Cristo ci proclama. Vi voglio invitare a porre al centro della nostra attenzione la parola di Dio. Il libro dei Salmi dice che la parola di Dio è lampada ai miei passi, luce sul mio cammino. Gesù così si esprime nel Vangelo di Giovanni: le mie parole sono spirito e vita. San Girolamo e Santa Teresa del Bambin Gesù erano soliti portare il Vangelo sempre con loro, vicino al cuore. Gli ebrei di stretta osservanza, come in antichità, ancora oggi, portano i cosiddetti filatteri. Anche in Asia, per esempio, i fedeli del confucianesimo venerano molto le parole del loro fondatore e di Mencius, suo discepolo. Non si possono tenere ovunque, ma si custodiscono sulla testa in segno di venerazione. Per noi cristiani, la parola di Dio deve diventare come un vademecum quotidiano, uno scrigno prezioso da cui attingere forza e alimento. Ma perché la parola generi la vita e porti tutti i suoi frutti, occorre accoglierla e viverla. Davanti al Verbo divino che parla e si comunica, la principale attività che ci è richiesta è quella dell'ascolto e dell'accoglienza. Ascoltatelo, è appunto il comando che il Padre rivolge ai discepoli nei confronti di suo figlio. È un ascolto fatto più col cuore che con le orecchie. La parola, infatti, porta frutto soltanto se trova un terreno fertile, ossia quando cade, secondo la parabola del seminatore, in un cuore buono e perfetto.